Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui per eseguire la recensione finale di Acer Iconia, un dual touchscreen tablet, come vedete in questo caso inquadrato. Cos'ha di particolare? Beh, innanzitutto è il primo, in grosso modo, dual touchscreen disponibile con Windows 7 a bordo. In questo caso, appunto, ci troviamo tra le mani un tablet con due schermi, ricordo appunto che in maniera nativa li porta con sé, perché ovviamente è dotato appunto di un pannello grosso modo di input e un pannello che vi permette poi di vedere in pratica quello che andate a inserire come informazioni. È ovvio che possiate andare a interagire anche con la parte superiore, vedete, io per esempio adesso sto spostando la finestra, nello stesso modo potete andare a inserire testi piuttosto che andare a chiudere la finestra, piuttosto che fare quello che preferite. Tuttavia, diciamo, nella sua configurazione un attimino più tradizionale, rappresenta lo schermo sul quale leggete o vedete le informazioni che vi interessano. Detto questo, la macchina è particolare perché è dotata, per esempio, anche di due uscite, una HDMI e una VGA, che vi permettono di collegare due monitor esterni. In questo caso abbiamo appunto collegato due Acer GN245, li vedete appunto alle spalle del nostro sistema. Abbiamo realizzato un video nel quale appunto mostriamo un attimino come funziona la macchina, come si gestisce un attimino appunto le uscite video, così da capire al meglio le potenzialità della stessa. Abbiamo anche collegato, come avete sicuramente immaginato nel momento in cui abbiamo inquadrato le due presine USB, una Logitech K350 e un mouse Microsoft, in questo caso l'Arc Touch. L'abbiamo collegato semplicemente per avere appunto anche altre due marche che fanno hardware, in questo caso dedicato appunto all'emissione di informazioni. Funzionano veramente bene tutte e due, abbiamo fatto una breve dimostrazione durante la dimostrazione delle sorgenti video, la trovate già pubblicata, e abbiamo appunto così cercato di farvi capire che attraverso l'USB, essendo dotato di Windows, vi potete appunto collegare un po' tutte le sorgenti di informazioni che volete. Pennette, gli abbiamo collegato un paio di Kingston, una DT310 da 256 GB e una Kingston da 3.0 DT Ultimate da 64 GB. Vi abbiamo fatto vedere appunto che questo paio di pennette funzionano molto bene, sono sicuramente i punti di riferimento attuali per il segmento USB 2.0, la DT310 Data Traveler, e per il segmento 3.0 la Data Traveler Ultimate. Quindi funzionano, perché appunto nel momento in cui andate per esempio a inserire USB 3.0 che si trova sulla destra del vostro sistema, vedete, avete appunto la possibilità di collegare sorgenti USB 3.0 che vi permettono quindi uno scambio dati ancora maggiore e ancora più performante rispetto all'USB 2.0. Infatti vi viene garantita una banda che, se non ricordo male, dovrebbe attestarsi teoricamente sui 5 gigabit per secondo. Teoricamente, perché poi nella pratica ovviamente non si raggiungono mai velocità così elevate, però insomma un 80-100 megabyte di banda al secondo li potete tranquillamente gestire. Ricordo che l'USB 2.0 nella maggior parte dei casi vi permette di gestirne 20-25, quindi insomma avete un certo guadagno di 4-5 volte tanto. Ovviamente dovete collegare poi anche un hardware di un certo livello, quindi per esempio le due penne Kingston di cui poco fa. Per farvi capire ciò di cui stiamo parlando, queste sono appunto le due penne in questione. Vedete la DT310 e la DT Ultimate, nello specifico appunto parliamo di questa penna e questa penna. Nel momento in cui voi le andate appunto a collegare al vostro sistema, il vostro sistema le legge, le gestisce, le scrive, e non ci sono problemi da questo punto di vista, quindi gestisce sia un input 2.0 che 3.0. Buona cosa!
Buona cosa anche la gestione della temperatura. La macchina nella normalità, quindi appunto nell'utilizzo normale, non considerando quelle temperature che si raggiungono in fase di benchmark, mantiene una temperatura molto buona. In questo caso, vedete, noi stiamo sui 32 gradi e sui 28-29 per quanto riguarda la temperatura del display superiore. Quindi è un livello di temperatura molto buono, stiamo appunto intorno alla trentina di gradi, considerate che il corpo umano viaggia intorno ai 36 nelle normali condizioni, quindi non avrete diciamo difficoltà oppure scomode sensazioni nel momento in cui andate a inserire informazioni direttamente con i polpastrelli, poiché la superficie appunto sarà molto simile alla temperatura corporea. Quindi confortevole anche da questo punto di vista. Si diceva per quanto riguarda le varie uscite, sulla sinistra appunto abbiamo un paio di USB 2.0 e l'HDMI su, e poi abbiamo anche l'entrata del sistema di alimentazione. Sulla destra abbiamo appunto la USB 3.0, essenzialmente abbiamo quella, abbiamo poi il blocco Kensington, abbiamo il blocco Kensington, abbiamo ovviamente le entrate e uscite audio, abbiamo il sistema LAN collegabile in questo punto e abbiamo poi il VGA. Il fatto di non avere, come potete vedere, un drive ottico può essere una limitazione, in quanto non potete appunto inserire nativamente un CD DVD oppure masterizzare, non solo leggere, un CD DVD con questa macchina. Un problema che alcuni sentono, altri no, quindi insomma questo poi va a giudizio personale. Nel momento in cui voi vi ritrovate 640 giga integrati nella macchina e la possibilità di collegare pennette o dischi esterni 2.0, 3.0, come abbiamo mostrato, la mancanza del lettore CD, diciamo, si sente un po' di meno. È ovvio che la presenza comunque di un lettore ad oggi di dischi ottici, che si siano CD o DVD, cambia poco. Avrebbe fatto comodo, però era difficile in questo caso andare a integrare nella stessa macchina due display, il lettore CD e tutto il resto degli ammenicoli elettronici che vedete, senza andarla a dispessire ulteriormente. È una scelta fatta da Acer, sicuramente condivisibile nel momento in cui voi andate a pensare all'iconia come il vostro cervello pensante della workstation che avete per esempio a casa, workstation inteso come area di lavoro, non tanto come potenza di calcolo, capiamoci bene, area di lavoro che appunto può essere arricchita da un hub USB, da una QWERTY come in questo caso abbiamo fatto con la Logitech K350 e da un mouse esterno, appunto tutto collegato via USB. In questo modo, nel momento in cui arrivate a destinazione, collegate il vostro sistema USB al quale è stato in precedenza per esempio collegato un sistema QWERTY, un sistema mouse e un sistema di lettore drive ottico, quindi insomma diciamo che si può sopperire ragionando in quest'ottica. È ovvio che se uno fa dell'utilizzo e della masterizzazione di CD, DVD in mobilità soprattutto la propria ragione di vita, sarete costretti a portarvi non tanto come peso, insomma con un paio di etti in più ve la cavate, però sarete costretti a portarvi un boxettino esterno che vi permette appunto di avere la lettura dei supporti ottici. Dovete semplicemente ragionare se vi fa più comodo avere due schermi portatili oppure se preferite avere appunto un accessorio extra, perché la presenza del drive ottico non va a inficiare la funzionalità dei due schermi. Semplicemente è un accessorio extra che è a vostra discrezione, se appunto preferite averlo assolutamente integrato, che se non è integrato nella macchina voi non considerate nemmeno l'acquisto, oppure se lo usate poco, allora magari potreste anche pensare di andarvi a rinunciare. La macchina poi è dotata, abbiamo installato anche un software antivirus. Come vedete, più che un software antivirus è considerabile una soluzione tutto in uno. Soluzione tutto in uno che si chiama
di data Total Care 2011. In questo caso è un utility dedicata alla sicurezza del computer che funziona bene perché non ha particolari rallentamenti. Vedete, nell'interfaccia Digidata c'è la comoda funzione di praticamente andare a notare quante risorse sono impiegate da Digidata e quante risorse sono impiegate dal sistema. Nella maggior parte del tempo, appunto, viaggia tra lo 0 e il 2% Digidata in maniera saltuaria, quindi non costante, quindi non vi va a sprecare un 2% costante di risorse di calcolo. Quindi è un sistema di protezione molto valido, poiché appunto ha poi totalizzato molti premi a livello internazionale. Parliamo di una capacità di rilevare la presenza di virus anche in modalità proattiva, quindi sono virus che non sono ancora stati firmati, quindi non sono ancora ufficialmente virus, ha una capacità che si attesta sul 99.9%. Mi risulta essere un valore di tutto rispetto, poiché appunto la scala termina al 100%. Un ottimo sistema, proprio perché con un unico software vi potete portare a casa un sistema antivirus, firewall, e poi in basso, come potete vedere, avete anche due funzioni molto comode, due funzioni extra, non le abbiamo provate su questa macchina, tuttavia le abbiamo provate in altre condizioni, e funzionano. Vedete, avete anche una funzionalità di tuner e una funzionalità di backup. Potete ovviamente attivarla, e come potete attivare anche la funzionalità di controllo bambini. Per quanto riguarda la macchina, quindi non ci sono grosse pecche. L'autonomia viaggia tra le 2 ore in una condizione normale, quando avete appunto i due schermi attivati, tutte le connessioni wireless online, quindi in sostanza state navigando su internet, e considerando appunto di utilizzare questo notebook o dual touchscreen tablet, che dir si voglia, in mobilità, insomma, è da considerarsi una scelta personale. Non vi potete permettere il lusso di dire: ho appunto una macchina che mi dura 24 ore in stand-by, però per quanto riguarda, diciamo, appunto l'utilizzo meglio, quindi diciamo più o meno assimilabile al concetto di stand-by, quindi comunque basso utilizzo energetico, non intendo, per capirci, la macchina quando fisicamente è nella modalità di Windows nota come stand-by, bensì indico un utilizzo, per esempio, posta in background, una navigazione web e insomma, per esempio, la visualizzazione di alcune immagini, quindi attività molto leggere dal punto di vista computazionale. La macchina in queste condizioni vi garantisce un range di utilizzo in base alla luminosità che date poi agli schermi tra le 2 e le 3 ore. Dovete ponderare se per voi è sufficiente, non riuscite ad andare oltre le 3 ore e mezza, quindi capito questo, potete poi prendere provvedimenti, per esempio acquistando un pacco batteria aggiuntivo oppure modificando le vostre abitudini. Più di questo la macchina di base non riesce a fare, questo è da dire, e il peso si attesta sui 2,8 kg, quindi bisogna appunto anche in questo caso andare a valutare se questo peso, per le proprie abitudini di trasporto, è eccessivo per considerarlo come un computer in mobilità. Io mi ritrovo in alcune situazioni la necessità, per esempio, di spostare il mio notebook che pesa 3,5 kg, quindi insomma, per me non è così impensabile andarne a spostare 2,8. Tuttavia, nel momento in cui voi considerate che come peso limite per l'utilizzo vostro in mobilità non volete superare, per esempio, i 2 kg, 2,5 kg, è ovvio che questa macchina sia fuori scala. Quindi, insomma, da questo punto di vista bisogna valutare le vostre abitudini, non posso darvi un consiglio. Trasportandolo da un punto all'altro, appunto utilizzandolo per esempio per leggere PDF oppure per trasportare di dati o anche semplicemente filmati e foto, io non ho sentito particolari lati negativi, insomma per me non è stato assolutamente stressante trasportarlo. Per quanto riguarda, insomma, poi le prestazioni che vi garantisce la macchina,
non sono, ecco, prestazioni da workstation, quindi è una macchina comunque portatile, è comunque un buon supporto di lavoro, tuttavia le prestazioni sia grafiche che computazionali pure, quindi considerando la CPU e la GPU, non sono eccelse, perché la macchina non è nata per questo scopo. La macchina è nata per stupire, stupisce, il fatto di avere appunto due schermi sempre con sé aumenta le possibilità appunto di lavoro in contemporanea, tuttavia dovete considerare che non sempre va a soddisfare le richieste, soprattutto nel momento in cui chiedete al sistema di essere messo alla frusta. Il fatto di avere infatti due schermi attivi porta via parte delle risorse di calcolo, proprio per mantenerli attivi entrambi. Nel momento in cui voi fate per esempio un benchmark oppure installate un'applicazione che richiede come base di lavoro appunto la potenza di una workstation, il sistema va al massimo e andando al massimo l'aria che esce appunto dalla parte posta sul, cioè un'uscita di raffreddamento posta sulla sinistra della macchina stessa, l'aria esce intorno ai 60 gradi, quindi è un sistema che nella normalità viaggia sui 30-33. Per quanto riguarda condizioni estreme, quindi quando la macchina effettivamente viene messa alla frusta, il sistema appunto scalda e manda fuori l'aria a 60 gradi, quindi è una condizione appunto limite per la macchina, proprio perché è palese che diventa un attimino stressante per l'hardware. Quindi dovete considerarla una soluzione buona per trasportare dati, buona per lavorare in mobilità, buona per leggere la posta, andare su internet, guardarsi filmati in HD. Ne abbiamo appunto mostrato uno durante la demo del sistema video, abbiamo fatto un benchmark con Formark, abbiamo mostrato appunto i valori indicati da GPU-Z e abbiamo mostrato un video in HD. Funziona, noi appunto abbiamo utilizzato per vedere filmati, foto, ascoltare musica, gestire documenti da ufficio oppure lavorare multitasking con due schermi come appunto potete vedere, e non abbiamo mai notato appunto grossi problemi. Nel momento in cui però chiedete appunto prestazioni estreme, la macchina non è studiata per darvele. Nel momento in cui volete andare a interagire in maniera più stretta con la macchina, potete appunto farlo attraverso sorgenti esterne potenziate, perché ovviamente gestiscono una risoluzione maggiore, come anche potete vedere nel momento in cui noi andiamo a trasportare le nostre finestre, possiamo andare a interagire con la macchina in questo modo. Noi ovviamente possiamo poi aprire il nostro bravo documento di testo, possiamo fare in pratica, vedete, facciamo per esempio new text document e andiamo appunto a inserire il nostro testo. In questo caso è un testo assolutamente privo di senso, tuttavia la digitazione avviene in maniera comoda, non ci sono ritardi. Nel momento in cui noi andiamo appunto a premere un tasto, quel tasto pone una risposta. Vedete, per esempio faccio una combinazione Windows E per aprire Explore Resource l'ha aperto. L'interazione con Windows bisogna un attimino prenderci la mano, perché nel momento in cui voi avete un'interfaccia personalizzata, come in questo caso con una X bella grande, potete facilmente andarla a chiudere, come per esempio potreste andare a utilizzare l'interfaccia extra che Acer ha inserito, si chiama Acer Ring, abbiamo fatto un video focus su questa interfaccia, funziona bene, come vedete avete un touch browser, avete la touch music, avete il touch photo come il touch video, dove appunto per esempio nel touch video, nel momento in cui voi entrate in pratica a vedere quali video avete memorizzati sulla macchina, potete poi andarli per esempio a visualizzare sullo schermo superiore, quindi in pratica nella parte inferiore li selezionate, nella parte superiore li guardate. Per esempio andiamo a vedere la cartella Public Videos, vedete c'è il tutorial sul funzionamento di ClearFire piuttosto che i Sample Videos, e troviamo la Wildlife di Windows piuttosto che i video veri e propri, dove per esempio andiamo a vedere nella parte inferiore, James Bond.
avete i controlli, vedete, avete la play, pausa, in questo caso era un trailer, quindi era un filmato come tanti, un filmato che comunque viene tranquillamente visto sulla parte superiore, e potete anche chiuderlo così facendo. Si diceva per quanto riguarda l'interfaccia Windows, esclusa quindi l'interfaccia personalizzata, vedete nel momento in cui io ho finito, per esempio posso tranquillamente chiudere, come posso anche per esempio entrare nel social jogger di Acer, piuttosto che lo scrapbook, piuttosto che My Journal. Li abbiamo approfonditi tutti, quindi vi invito ad andare a vedere il video dedicato all'interfaccia, così in questo momento da permetterci di andare avanti un attimino in maniera più spedita. Per quanto riguarda l'interfaccia di Windows, è la medesima che trovate sui desktop. Quindi i pulsanti sono un attimino, come dire, vedete, io posso ridimensionare con discreta facilità la finestra, possiamo andare a gestire appunto lo spostamento, la chiusura della finestra, vedete, nel momento in cui io decido di chiuderla, diciamo don't save, e mi permette quindi di interagire con la finestra stessa senza enormi difficoltà. Tuttavia Windows 7 in questo caso non è stato studiato per essere utilizzato direttamente con il tocco sullo schermo, sebbene venga supportato. È una limitazione di Windows 7, tuttavia consideriamo che è un sistema operativo desktop, un sistema operativo quindi dove la priorità è sfruttare al massimo lo spazio, cercare di essere efficienti, e quindi l'interfaccia tattile è stata messa in secondo piano. C'è qualche, diciamo, rumor sulla presenza di una migliore interfaccia in Windows 8, però appunto parliamo comunque del futuro. Al momento parliamo di Windows 7. Su questa macchina dovrete abituarvi a prendere bene la mira nel momento in cui volete per esempio andare a interagire con le finestre, poiché nel momento in cui appunto decidete per esempio di chiuderle dovete appunto centrare esattamente, quindi dovete toccare esattamente al centro della X, poiché appunto essendo che stiamo parlando di un sistema capacitivo non è preciso al millimetro, bensì considera il tocco come venisse appunto effettuato in un'area di una certa dimensione. Di quell'area considera il baricentro, e quindi se andate appunto a toccarlo leggermente verso l'alto vedete che c'è lo scarto di pochissimi millimetri, però appunto la chiusura non avviene come era sperato, proprio perché Windows non è ottimizzato per l'utilizzo con il tocco. Io personalmente consiglio, nel momento in cui voi andate ad acquistare questo sistema, visto che avete due schermi e potete appunto scegliere di volta in volta se far apparire la tastiera oppure utilizzare una tastiera esterna, io vi consiglio di dotarvi di una QWERTY. Ce ne sono veramente a vagonate in commercio, potete scegliere quella che volete. Noi abbiamo collegato la Logitech K350 perché io personalmente mi trovo molto bene. È ovvio che potete andare a sceglierne un'altra, un altro modello, siete liberissimi di farlo, la connettività USB è funzionale proprio per questo. Se posso permettermi un consiglio, la Logitech K350 funziona bene e funziona in wireless, quindi date anche una ventata di pulizia sulla vostra scrivania. Vi consiglio l'utilizzo appunto di una QWERTY esterna come questa, perché come potete notare la differenza di grandezza dei tasti tra una tastiera in questo caso fisica, cioè la Wave, e una tastiera virtuale, cioè quella che vi regala la Cericonia, è notevole. La comodità di digitazione è notevole. E soprattutto all'interno dello stesso layout trovate la tastiera con tutti i tasti extra più l'area dedicata al tastierino numerico. Non considerando poi che nel caso specifico della K350 avete anche tutto un corollario di pulsanti liberamente programmabili con le funzioni che preferite, e quindi insomma vi semplifica di molto la vita. Perché vi consiglio di utilizzare in questo caso una tastiera extra? Perché, come appunto abbiamo mostrato, la Cericonia ha la funzionalità di avere due schermi, sono due display, vengono trattati come due display e vi permettono di tenere molte più cose sott'occhio. Potete ovviamente anche aprire una finestra e vedete trasportarla con estrema facilità da una parte all'altra. Però potete anche andare a decidere, per esempio, di avere la stessa finestra estesa
sulle due superfici. Pertanto, per esempio, potete scrollare un sito web con molta più facilità, poiché appunto le home page scorrono molto meglio sulla grandezza di due schermi, oppure potete andare a gestire, appunto, come si diceva prima, una moltitudine di finestre senza particolari problemi. Detto questo, ovviamente al termine potete farne l'uso che meglio credete, questo era solo un consiglio, vi consiglio appunto di sfruttare in questo modo il computer, così quando lo utilizzate in mobilità avete la tastiera virtuale, quando lo utilizzate per esempio a casa, in studio piuttosto che in ufficio, vi trovate la possibilità appunto di avere con una tastiera extra un'area di lavoro maggiore per snellire per esempio molte procedure. Wi-Fi funziona, per quanto riguarda insomma la connessione non vedo particolari problemi. Per quanto riguarda l'interfaccia, piuttosto che per esempio l'interfaccia tattile, vedete, noi adesso stiamo aprendo Paint, vedete, abbiamo aperto Paint, vediamo di farvelo apprezzare diciamo al meglio. Nel momento in cui noi andiamo a utilizzare entrambe le nostre mani per andare a disegnare, perché vogliamo divertirci, sbizzarrirci con cosettine più o meno artistiche, per esempio vogliamo realizzare un capolavoro come quello che abbiamo realizzato noi, vedete che i singoli tocchi riconosciuti sono 10, quindi possiamo utilizzare tutte le 10 dita in contemporanea. È un'ottima cosa perché insomma, per esempio, per far giocare i bimbi in casa, piuttosto che divertirsi a disegnare sulle superfici appunto touchscreen, è una cosa molto comoda. Infine, l'interfaccia Ring, appunto, sulla quale abbiamo fatto un video approfondimento dedicato solo ad essa, è un plus per quanto riguarda la gestione per esempio di foto, video, musica, piuttosto che di social network, perché vi permette appunto di utilizzare appunto con la facilità dei tasti a dimensione dito una moltitudine di cose, la maggior parte di quelle che di base fatte appunto con il computer. Perché hanno inserito Acer Ring? Proprio perché i tasti presenti nell'interfaccia personalizzata da Acer sono più grandi e sicuramente più confortevoli da utilizzare di quelli inseriti nativamente nell'interfaccia di Windows, che sono ottimizzati per l'utilizzo con un mouse e non con un input tattile appunto dato dal tocco umano. Abbiamo utilizzato anche uno stilo capacitivo, quindi una penna capacitiva, l'abbiamo costruita da noi, nulla di trascendentale, abbiamo fatto un video dedicato anche in questo caso. Vediamo ora di farvela vedere così in breve tempo. Vedete, questa è la nostra penna stratosferica, vedete. Possiamo anche in questo caso andare a fare il nostro sghiribizzo, insomma, quindi funziona un po' in ogni ambito. Bisogna valutare quindi se fa il caso vostro, se lo scenario di utilizzo che per esempio vi ho prospettato fa al caso vostro, se vi ritrovate. Per quanto riguarda poi prestazioni, abbiamo fatto un approfondimento per quanto riguarda la lettura e scrittura dell'hard disk, viaggia intorno ai 92 MB in lettura e scrittura, quindi è un valore di tutto rispetto, ha una buona connettività hardware, quindi per esempio uscite audio piuttosto che uscite USB, piuttosto che HDMI e VGA insieme, ha connettività ovviamente Wi-Fi, ha una webcam, poiché ha anche una webcam integrata, e può gestire quindi insomma una moltitudine di soluzioni con buona facilità. L'autonomia, come detto, viaggia tra le 2 e le 3 ore in base poi alla luminosità che impostate degli schermi e in base a quanto sfruttate per esempio la connettività wireless. Detto questo, credo che per quanto riguarda la recensione non abbiamo altro da dire. Se avete poi dubbi, curiosità, insomma lo spazio di commenti a vostra disposizione, potete sfruttarlo, mi raccomando solo utilizzate un minimo ecco di buonsenso. Io vi saluto, ci vediamo online, mi raccomando iscrivetevi al canale così da non perdere queste e altre chicche che realizziamo in esclusiva per voi. Intanto vi saluto, ringrazio Acer per averci appunto dato gli schermi che avete appunto visto nel video dedicato alla connettività, schermi davvero davvero carini, utilizziamo questo eufemismo, insomma sono dei GN245,
funzionano veramente molto bene, hanno anche la possibilità di essere utilizzati in 3D. Ringrazio Acer anche per averci dato questo pre-serie di Iconia, così appunto da permetterci il lusso di crearvi qualche piccolo approfondimento che spero sia stato apprezzato. Intanto vi saluto, arriveranno a brevissimo altre chicche sempre di Acer. Intanto ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragazzino.